Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono DJ Francesco e come vi ho promesso nel video, quello di vi dicevo che mi sono fatto un nuovo telefono, il Samsung A40. E ragazzi, vi ho promesso che vi facevo un video sulla gara di Gran Turismo, sperando che si veda tutto bene. Sì, vabbè. Comunque, ora ragazzi, facciamo una gara insieme a voi. Facciamo Autodromo Nazionale Monza. Allora, non so a che ora farla, io la farei a imbrunire. Perché mi ricorda un po' l'estate. Scusate ragazzi, avevo messo schermo condiviso 2G perché un po' di amici miei come Ambledo FBI venivano a casa mia e mi ero abituato a gara a schermo condiviso 2G. Vabbè ragazzi, comunque siamo alla sezione del circuito. Comunque allora facciamo sempre imbrunire. E quindi ragazzi, ok, qui c'è un sacco di macchine. Mi vorrei prendere. Aspettate, ragazzi, abbassiamo un po' il volume. Ok, è abbassato il volume. Se stavamo al piano di giù, ok. Quindi, ragazzi, ora non so che macchina scegliermi. Mi prendo l'Audi, non la voglio prendere perché, vabbè, è una decisione mia. Ok, ragazzi, allora ci scegliamo la Bugatti perché è la macchina che ha fatto BP Bentley Fra. Infatti, se lui sta guardando questo video, vedrà che sto usando la sua macchina per fargli piacere. E visto che lui se l'è creato un giorno che è venuto a casa mia, infatti poi con lui faremo una puntata, una serie di mamma suora, che è quella mamma che in quel video del brutto voto nord-sud, mamma nord-sud. Quindi ragazzi, non so se si veda molto bene, quindi la fotocamera frontale, vabbè. Ok, ragazzi. Ok, allora iniziamo questa bellissima partita in fretta e furia. E poi speriamo che vi piaccia sto video. Ok, qui si inizia la gara. Ok, ragazzi, allora siamo partiti. Infatti, poi non lo so ragazzi, se riuscirò a fare una live qui sulla Play, vabbè, poi un giorno la farò. Se riesco a sistemare qualcosa. Ok, ragazzi. Allora, siamo in questa stradina e dobbiamo cercare di superare queste macchine. Non, lo so che sì, non si vede una sega, però vabbè, comunque godetevi questa gara. E sono 3 giri, ragazzi. Chilometri lo specchietto.
Ragazzi, vi voglio dire che se arrivo a primo, arrivo in testa al primo giro, al secondo giro, poi arrivo all'ultimo giro, poi mi spavento un po' casomai. È come se fosse un gioco prendi-prendi, il gioco amato dai bambini più piccoli, tipo quelli che guardano i miei contro te. E mi fa spavento un po' casomai qualcuno mi sta dietro e mi prende, se mi tampona. Fuori pista, no, non mi ha preso. Ultimo giro, ragazzi. Anche se è un circuito un po' lungo, vabbè, crediamo di farcela. Io, ragazzi, crediamo tutti di farcela. Allora, ragazzi, questa è una cosa seria, eh. Io ho smesso di commentare sempre a questi due youtuber, me contro te, qual è il loro editor video, vi prego, per favore, me contro te. No, noi non è che sì, non è che ripetiamo sempre le stesse cose, però vogliamo sapere qual è il vostro editor video, quello per montare video. Perché un giorno Ninja Power mi ha fatto installare l'app che si chiama Wondershare Filmora Go e lui mi ha detto che lui aveva visto un video di voi, me contro te, dove c'era lui che stava montando un video con l'app Wondershare Filmora Go. Io non lo so se o ha detto la verità o ha detto una bugia. Ecco. Questa è una cosa odiosa. Cioè, questa scena farebbe parte di una compilation delle cose che vi rodono. Niente, ragazzi. Ecco. È già tre, sono arrivati al traguardo. Mannaggia la miseria, mannaggia. Comunque, ragazzi, adesso dobbiamo spaccare tutto. Vabbè. Comunque, ragazzi, se questo video vi è piaciuto... Se questo video vi è piaciuto, lasciate un sacco di like e me contro te. Speriamo che ci commentate e speriamo di sapere il vostro editor video, così miglioriamo i nostri video. Quindi, ragazzi, raggiungiamo gli iscritti dell'Ex Maverick 98 se vi è piaciuto questo gameplay. Se vi è piaciuto questo gameplay. E, ragazzi, ok, quindi, spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Quindi, iscrivetevi al canale e me contro te, vi prego.
Diteci qual è il vostro editor video, così miglioriamo i nostri video. Quindi, ragazzi,